Che senso ha la vita? Capitolo 3, versetto 16. Comincia proprio molto bene. Ho osservato che in questo mondo ci sono anche giudici ingiusti e amministratori disonesti. Bella roba. Il Gammalure e il Balì, se difende del Manek, ha schifio, eh? È vero o no? Allora mi sono detto, un giorno Dio giudicherà sia i giusti sia i cattivi. Se ma, se non c'è la vita dopo la morte, CSNF. Appunto, eh? Infatti ogni cosa e ogni azione avviene quando è il suo momento, e questo l'ha appena detto prima, lo leggeremo dopo quel brano. Ho anche pensato, Dio vuole metterci alla prova per farci capire che in fondo non siamo che bestie. Bello conclusivo però, eh? Diventare di Gerusalemme gli do proprio a tutti i piaceri per capire che siamo appena bestie. È un messaggio molto profondo, molto elevato. Gli uomini e le bestie hanno lo stesso destino, tutti devono morire. Tutti hanno lo stesso spirito vitale, ma l'uomo non è superiore agli animali. Tutto è come un soffio. E qui il grande saggio Coelet piglia una cantonata di quelle buone. Dov'è che la cantonata? Signori, dai, chi c'era il primo anno dovrebbe ricordarsi. Bravo! Perché è una cantonata? Bravo. Infatti, cosa dice il capitolo 1? Che per creare l'uomo Dio fa un consiglio di famiglia. Creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Vi ricordate queste cose, no? Sì o sì? Sì. Oh, ecco. A nostra immagine e somiglianza. Invece per creare gli animali e le piante cosa fa? Dà l'incarico. Produca la terra, produca il mare, produca l'aria. Per cui ogni elemento dà la vita ai suoi. Cosa, germinassero dall'aria gli uccelli, o dall'acqua i pesci, o dalla terra gli animali. Quindi sono creati per procura e tutti hanno il soffio vitale, dice il capitolo 2, quando Dio crea tutti gli animali per farli passare sotto il naso dell'uomo, di Adam, e lui gli dà il nome. Ricordate queste cose? Ecco. Ma cosa dice il capitolo 2 quando Dio crea l'uomo? Prende il fango della terra, cioè quell'humus, fa il fantoccio e poi ci soffia dentro che cosa? Il soffio vitale. Allora che dice Coelet, alito vitale. Tutti gli animali hanno l'alito vitale, il soffio vitale. Cioè, sono animali perché hanno un'anima, sono vivi, giusto? Anima vuol dire vita. E invece per l'uomo, cosa dice la Bibbia? Dio soffiò in lui. Quale soffio? Divino proprio no, però quasi, cioè divino nel senso che è origine divina anche quello degli animali, perché è Dio che dà la vita a qualunque cosa, non siamo noi che dà la vita, è Lui. Ma per l'uomo in ebraico soffio è ruach, provate a dirlo ruach, un po' da Qatar, ruach. Invece con l'uomo Dio soffiò in lui ruach nishma. È il soffio della consapevolezza, la coscienza. Non è vero che l'uomo e l'animale hanno lo stesso soffio. Qui prende una bella cantonata come per un sapiente di Israele che conosce la scrittura. Però gli serviva per dire, siccome lui è convinto che con la morte finisce tutto, questo soffio della coscienza finisce comunque con la morte. È in questo senso che può dire che il soffio di uno è uguale al soffio dell'altro. Però finché è vivo sulla terra, nella concezione antica biblica, l'uomo è comunque diverso dagli animali, perché non ha soltanto il soffio, la ruach, ha la ruach, nishma, neshama, nishma, la consapevolezza, lui sa di esserci. È per questo che si annoia, è per questo che cade in ansia, è per questo che va in depressione, è per questo che si esalta, eccetera, eccetera, secondo i casi. Mentre la tremarella o l'allegria ce l'hanno anche gli animali, l'ansia è dell'uomo, la nostalgia è dell'uomo, la gioia o la noia sono dell'uomo. Vi auguro di non annoiarvi mai, signori, perché l'ebreo è. L'ebreo è. Pensate, noi siamo arrivati a far annoiare perfino i bambini. È
È rimasta famosa qualche anno fa l'affermazione di un bambino di 4 anni. Mamma, che schifo sta vita, sono stufo. A 4 anni. Alla faccia, eh? Alla faccia. Poi vuol dire che era mancato qualche cosa però nel modo di educarlo, come minimo. È vero o no?